Amiche ed amici di Officina del Pilota, bentornati sul canale. Quest'oggi vi ho portato un'americana, l'ho portata qui in Toscana, in Val d'Orcia. E come consuetudine, un'americana quando arriva qui si veste a nozze, si mette il cappellino particolare, magari in carbonio, e vuole sentirsi italiana, ma in fondo c'è sempre un motore, un cuore americano. Però quando il telaio è fatto bene, c'è il suo perché. Diego, abbiamo portato l'americana nel suo posto preferito qui in Italia. In Toscana. Sai che gli americani con la Toscana ci vanno a nozze, quindi quale posto migliore della Val d'Orcia? Dimmi un po' questa Buell XB 12S Lightning, perché sei legato a questa moto? Ma è una moto che mi piace da che sono bambino praticamente. Anche a me. E quindi prima o poi è dovuta passare anche lei. E quindi te la sei personalizzata tutta, piano piano? Piano piano, qualcosa. Già lei era Lightning, quindi super leggera, tu hai lavorato tanto di carbonio, sia per l'effetto tutta estetico, carbonio, sì. E anche un po' per il peso, anche se in realtà l'hai alleggerita poco, perché altro c'è il finale di scarico, ci sono dei dettagli che tolgono un altro po' di chiletti di a peso, questa moto già. Sì, sì. Tra l'altro strettissima, io è la prima volta che non l'ho ancora guidata, mi è sempre piaciuta da morire, sempre. Quando arrivò ero un ragazzino, perché avevo 13 anni quando la presentarono, ma da subito mi ha fatto impazzire sia questa sia la versione col cupolino, la Firebolt, no? Anche se forse questa è più caratteristica ancora, nuda e cruda, americana fino nudissima. Al midollo nella mentalità, nell'approccio, no? Grezza, grezza, grezza. Ti ho sentito prima in moto, fa un bordello clamoroso. Si sente, sì. È un motore che viene da Milwaukee, perché il motore è Harley fondamentalmente. Motore Harley, sì. Quindi 1200. È un twin, 45 gradi, 1203 centimetri cubici, sì. Corretto. Vecchio stile, Aston bilancieri per la distribuzione, carter secco, corretto? Corretto. Quindi praticamente è un motore americano montato sulla moto sbagliata. Su una moto piccola. Sulla moto sbagliata. Praticamente sì. Ma voi con le americane che rapporti avete? Ma scrivimelo un po' nei commenti, va. Tu che con le americane ci hai d'accordo? Ma con sto motorone? Beh, nervosa? Sì. Gestibile? Sì. Cavalleria non esagerata? Non esagerata. Sfioriamo i 100 cavalli, si può sì, dire? Sì, all'incirca, sì. La cosa più figa, sai qual è? Le soluzioni tecniche che il mister Eric Buell ha voluto adottare. Ad esempio, una delle più folli, poi dopo ve lo faremo vedere, l'olio dentro il forcellone. Cioè, il forcellone è il serbatoio dell'olio. Non è normale come cosa. No. Il telaio, che è gigantesco, bello, snello, compatto, nasconde al suo interno il serbatoio, quindi la benzina. Sì, altra, tutto l'airbox, il motore, tutto praticamente esce tutto qui, tutto sotto. Concentrato qui dentro. Un'altra figata pazzesca, il disco. Io di questo disco anteriore mi ha sempre fatto sbavare. Perimetrale, sì. 375 mm, perché è gigantesco, sì. Praticamente ha un solo disco, perché l'obiettivo di Eric Buell era alleggerire il più possibile la moto e soprattutto le masse in non sospese, esatto, le masse in movimento. Credo che quando uscì fosse la ruota più leggera in assoluto. Diego, hai avuto tante moto, so che ne hai cambiate parecchie. Sì, decisamente. Le fai anche di lavoro, quindi compri Sì, diciamo di sì. CD Garage qui a Montepulciano. Questa moto qui però non la vuoi vendere. No, questa per adesso sta con me. È la seconda, perché ho venduto la prima e me ne sono pentito. La prima sempre Lightning, sempre Lightning BXB 12, aveva 2 anni di più. Ok. Però me ne sono pentito e è tornata. Perché? Cos'è che ti dà questa moto qua? Non lo so, non si può descrivere. Le vibrazioni? Non si riesce a dire. Sempre avuto Ducati, MV Agusta. Sempre italiane? Sempre italiane. Quindi forse in te c'è questa però voglia questa di avere quei cavalli americani che scalpitano, che fanno quei rumori particolari. Che questo di rumore... Ne fa. Galoppa. Sì. Andiamo a provare? Andiamo a provare. Madonna, che rombi, che casino, è ruvida, ruvidissima, ignorantissima, è corta, cortissima, un interasse per definirlo
stretto e poco, è nervosissima, rabbiosa, ti lancia a destra e a sinistra, sopra e sotto, non ti puoi neanche spostare più di tanto, all'inizio ti lascia in imbarazzo perché sei attaccato al serbatoio e non ti puoi spostare, non vedi nulla, la ruota posteriore sotto al culo e l'anteriore sotto alle gambe, non la vedi, ce l'hai in mano, vibra da morire, suona come una moto americana, sembra un Harley, ma è una sportiva leggera, ma ha anche dei difetti, ragazzi, Tante caratteristiche molto particolari, speciali, uniche. Ad esempio, non c'è una catena metallica che tira, ma c'è una cinghia. Lo dice il nome stesso, qui c'è una ricerca assoluta nella leggerezza, con delle soluzioni decisamente uniche, particolari, ingegneristicamente anche innovative. Ad esempio, questo è il forcellone, sì, ma è anche il serbatoio dell'olio. E se non erro, è stato prodotto da Brembo. E anche il telaio, così bello imponente, largo, che è parte assolutamente estetica, caratterizzante della moto, è un telaio prodotto in Italia. Qui abbiamo il suo piccolo radiatorino dell'olio, perché ovviamente essendo motore vecchia scuola è raffreddato ad aria, condotto dell'airbox, perché l'aria viene convogliata qui dentro sotto questa scocca che è in carbonio, è vero carbonio, e il serbatoio della benzina invece è nascosto e incastonato qui all'interno. Devo dire la verità che questa seconda versione, poi con il motore 1200 col telaio nero, mi piace particolarmente, ma è bella anche col telaio nel colore classico in alluminio in lega a vista, è molto bello, questo telaio merita di essere caratterizzato. Questa moto invece è tutta scura, cattiva, Diego ha scelto di essere un po' più dark. Guardate che meraviglia, ragazzi, che spettacolo l'Italia, in che luoghi viviamo. E infatti lei è un'americana che vuole venire qui in Italia, in Europa, arrivò per sfidare il nostro mercato, un fulmine a ciel sereno. Eric, ti abbiamo accontentato? Una tua creatura americana con un cuore pulsante americano nel contesto giusto, dove avresti voluto sicuramente che si mettesse in gioco con le rivali italiane ed europee. Il signor Eric Buell ha fatto un discreto lavoro, Ma chi è Buell? Buell era un ingegnere che lavorava all'Harley negli anni 80, Harley Davidson ovviamente, inizialmente nel comparto sospensionistico sulle Dyna, però lui aveva questa indole corsaiola, voleva seguire il motorsport e quindi ovviamente si rifaceva anche a quello che era il mondo europeo, voleva sfidare gli europei. L'Harley gli diede manforte, lo appoggiò nei suoi progetti, fino a quando poi dal 98 in poi la Eric Buell, quindi la Buell Motorcycles Company, divenne in parte proprietà dell'Harley Davidson, in maggioranza proprietà dell'Harley Davidson, e arrivò finalmente con i giusti progetti a sfidare il mercato europeo e anche ovviamente l'Italia. Questa moto qui, queste moto qui, perché anche la sua sorellina col cupolino, piacquero da morire perché erano moto dirompenti, strane, particolari, linee completamente diverse, linee, spazi, era alleggerita, non c'erano vuoti ovunque, però con tanta, tanta, tanta personalità, ma tanta, e traspare da ogni dove. Questo faro con i doppi occhioni che era figo, anche un po' inglese, ma questo è più piccolo, è moderato e a me fa impazzire, con questo cupolino qui liscio, bello dritto, devo dire che nuda, quindi Lightning è ancora più incazzosa, incazzata e giusta. Oh madonnina, tutto strettissimo attorno al motore, il minimo essenziale, leggera come non mai, 175 kg circa a secco. Sono veramente pochi, se pensate a quanto pesa una Sportster, un Harley, con lo stesso motore. Ci ha montato un codone, un telaietto, giusto per farti stare seduto striminzito. Qui tra l'altro la seduta è anche leggermente alzata. Il terrazzo non è ovviamente ancora più corto, però abbiamo una seduta che ci costringe ancora di più a stare attaccati al serbatoio. È come guidare su una sedia. Ed effettivamente stare su una sedia con un 1200 americano sotto al culo e due ruote attaccate, una follia! Qui sotto invece abbiamo, sempre verniciato di nero, il bestione, il V-Twin 45 gradi, vecchia scuola di Milwaukee, 1203 cm cubici.
trema tanto, vibra tanto, ma c'era un sistema ideato da Eric Buell, degli agganci sul telaio, che cercava di smorzare il più possibile queste vibrazioni e queste oscillazioni. Guarda quando spalanchi, che roba! Protezione all'aria, nulla! Marce, 5, siamo già in quinta! È una moto per andare forte? No! È una moto per divertirsi e strappare in uscita dalle curve e goderci queste vibrazioni e questa coppia! Oh, madonna mia! In effetti ho appena realizzato che il suono e le vibrazioni della coppia di un motore Harley le avrei sempre volute strapazzare su una ciclistica completamente diversa, e in effetti questa lo è. Casino fa un motore sbagliato americano su un giocattolino, un triciclo, piccolissima, nervosissima, clamorosa, però da gusto, divertente. Non so se si sente, ma la sentite la voce? La senti la voce? Poca. Visto che non ero così stamattina, voi immaginate quanto ho dovuto urlare, un po' per goduria, perché mi ha fatto veramente divertire come un pazzo, e un po' perché fa un casino. Ma che casino fa? Si sente, sì. Porca miseria, devo dire la verità che è proprio, cioè non mi viene in mente un'altra metafora se non proprio che è un'americana trapiantata in un corpo non suo. Piccolo. Esatto, cioè... Bello, è un sogno avere un motore Harley con quel suono lì, rabbioso, pancioso, corposo, che ti spinge dietro, però con una ciclistica sportiva. Confermo, sì. Questa moto qui basta anche soltanto girare la manopola. Giri la manopola e godi. E godi. Godi. Poi il resto, tanto di cappello al signor Buell, perché ha fatto un lavoretto dietro. È snella, stretta, più che stretta, è corta, nervosa, rabbiosa, non sapevo cosa aspettarmi. In effetti scalcia, ti tira, all'inizio la confidenza te la dà, ma dici ma come mai, come mi devo muovere, vero? Un po' particolare. Sì. Bravo, bella moto, complimenti. Grazie. Ho sempre voluto guidarla, provarla, e ora ti dico anche averla. Meglio. Ha tanti difetti, non va più forte delle nostre, no. Però ti fa divertire come un pazzo, come un pazzo. Che suono! Grazie Diego, grazie mille. Grazie. Buon divertimento con tutte le tue moto, soprattutto con questa Buell tutta in carbonio e vestita a festa. Grazie. Ma guarda che sguardo personale che ha, così ci guardiamo negli occhi, mi è sempre piaciuta. Ma voi con le americane che rapporti avete? Ma scrivimelo un po' nei commenti, va, tu che con le americane, ci vai d'accordo? Ma questo motorone ve lo leggo perché è bello, guarda, Lightning perché è leggera, XB12S perché qui c'è un 1203 centimetri cubici, Thunderstorm, motore americano di Milwaukee, cazzoso, incazzata nero, rabbioso, godurioso, ma finalmente abbiamo un motore americano sotto le nostre chiappe, un mi piace d'obbligo. Mezzo al vigneto, così vi saluto, Officina del Pilota, iscriviti al canale e ci vediamo presto con un'altra bestia a due ruote. Ciao! È stato faticoso, eh? Divertente, perché si scompone tutta. Allora devi spingere, poi a me mi dà gusto, anche fisicamente. Bella, eh? Sono divertito. Ne voglio una. Ne voglio una da tenere lì, che ogni tanto quando sei un po' triste, l'accendi ed esci.